I funghi li ritroviamo spesso all'interno di numerose fiabe, caratterizzate da mondi magici e fantastici, popolati da folletti, fate e maghi. Pensate al fungo di Alice nel Paese delle Meraviglie, sul quale si trova seduto il brucaliffo a fumare il narghilè. Alice, dopo aver assaggiato un pezzo del fungo, inizia una serie di vertiginose trasformazioni, salendo verso le nuvole. I funghi allucinogeni vengono particolarmente utilizzati come droga ricreativa, ma anche fra i popoli indigeni con tradizioni sciamaniche, che danno un'importanza religiosa e spirituale alle sostanze psicoattive presenti in natura. Già gli Aztechi consumavano i funghi allucinogeni perché credevano di poter comunicare con gli spiriti e con i loro dei. Esistono alcuni funghi, detti appunto funghi allucinogeni, che con i loro effetti psicoattivi possono alterare lo stato psicofisico di un soggetto e di indurre cambiamenti percettivi, cioè allucinazioni, e portarlo così in un altro mondo. Un viaggio psichedelico che dà accesso allo stato del proprio subconscio, ma da uno stato di veglia. Con il termine allucinazione si fa riferimento a un fenomeno psichico per cui un individuo percepisce come reale ciò che è solo immaginario. Il numero di funghi allucinogeni è stimato in circa 200 specie e varietà, di cui un gran numero, 53, sono in Messico. Si trovano in genere nelle foreste umide subtropicali, quindi sono più rari da incontrare nel continente europeo. In Italia la specie più diffusa è la psilocibe semilanceata, che cresce in habitat erbosi sulle Alpi e sull'Appennino tosco-emiliano. I funghi allucinogeni fanno parte delle sostanze psichedeliche. Il principio attivo di alcuni funghi è la psilocibina, una sostanza organica di origine vegetale. Quando viene assunta per via orale, circa il 50% viene assorbita direttamente dallo stomaco e dall'intestino. La psilocibina viene quindi rapidamente convertita in psilocina, una sostanza che presenta una struttura chimica simile al neurotrasmettitore serotonina, al quale si lega e attiva i suoi recettori. Secondo alcuni studi, la psilocibina riduce la ricaptazione della serotonina da parte dei neuroni nel cervello, consentendo così a questo neurotrasmettitore più tempo per agire nella sinapsi. Agisce sul sistema nervoso centrale, in genere sulla corteccia prefrontale, inducendo un'azione psichedelica e provocando alterazioni dell'umore e delle percezioni. Appena entra nella circolazione sanguigna, raggiunge tutte le cellule del corpo e provoca alcuni effetti, che dipendono dalla dose assunta. Sensazione di calore, sonnolenza e malessere fisico. Vertigini, vomito e diarrea. Bradicardia e midriasi, ossia la pupilla si dilata oltre 5 mm di diametro. Si avverte un'alterazione nella percezione dello spazio e del tempo. Allucinazioni visive e uditive. I cambiamenti nella percezione visiva variano dall'aumento del colore e del contrasto a strani fenomeni luminosi, fino alla visione di oggetti distorti o in movimento. Sinestesia, un fenomeno che consiste nel percepire un qualcosa con un altro senso, ad esempio sentire i colori e vedere i suoni. Il mondo esterno viene percepito in maniera distorta, apparendoci strano, nuovo e inaspettato. Si parla di trip, ossia di viaggio, e dipende fortemente dall'ambiente in cui ci si trova al momento del consumo. Possono verificarsi reazioni di panico, soprattutto se la dose ingerita è alta. Dosi basse provocano euforia e un lieve stato allucinatorio. Dosi medio-alte provocano un'esperienza psichedelica forte con allucinazioni notevoli. Dosi molto alte, invece, provocano viaggi ancora più realistici ed esperienze mistiche, dove non si riesce più a distinguere il confine tra se stesso e la realtà. Si può cadere in uno stato depressivo più o meno grave, caratterizzato da paranoia e terrore, e viene chiamato bad trip. Gli effetti si manifestano 30-60 minuti dopo l'ingestione e la crisi dura circa 4 ore.
Terminato questo periodo, i disturbi si attenuano. Permane però uno stato di debolezza generale che tende ad aumentare nei giorni successivi, causato dalla riduzione o dalla perdita della forza muscolare, con facile affaticamento e insufficiente reazione agli stimoli. Secondo alcuni studi, gli allucinogeni, a differenza di altre classi di droghe, non provocano dipendenza fisica, ma le persone che ne fanno uso possono sviluppare un'elevata tolleranza alla psilocibina. Questo porta a un aumento della dose per ottenere almeno lo stesso effetto della volta precedente. Alcuni ricercatori dell'Università di Bristol e di Copenaghen hanno utilizzato la risonanza magnetica funzionale su 30 soggetti volontari, dopo un'iniezione intravenosa di psilocibina e di una sostanza placebo, in modo da studiare gli effetti indotti dai funghi allucinogeni. Il risultato? Dopo la somministrazione di psilocibina, nei soggetti interessati si sono osservate alterazioni della coscienza, della percezione del tempo e delle percezioni visive. Si è verificata anche una diminuzione del flusso sanguigno cerebrale nel talamo e nella corteccia cingolata anteriore e posteriore, considerati due snodi centrali nella struttura delle connessioni presenti nel cervello umano. La corteccia cingolata anteriore è quella parte della corteccia cerebrale dove vengono elaborati a livello inconscio i pericoli. È una specie di sistema di allarme silenzioso, dove secondo alcuni studi scientifici risiederebbe il famoso sesto senso. Dopo la somministrazione di psilocibina si è registrata anche una diminuzione dell'attività neurale in diverse regioni del cervello, compresa la corteccia cingolata posteriore e la corteccia prefrontale mediale. I ricercatori hanno notato che la psilocibina sembrerebbe proprio espandere il numero dei possibili pattern cerebrali attivi per un preciso lasso di tempo, consentendo quindi a chi l'ha assunta di sperimentare un numero più elevato di stati mentali. L'assunzione ripetuta di droghe psichedeliche può facilitare, nei soggetti predisposti, l'insorgenza di sindromi psicotiche. Negli ultimi anni, diversi studi stanno mostrando importanti proprietà terapeutiche della psilocibina quando si utilizza sotto la supervisione medica. È aumentato l'interesse per l'impiego degli psichedelici per il loro potenziale trattamento dei disturbi mentali, come la depressione maggiore o resistente ai farmaci e il disturbo da stress post-traumatico, il tutto sotto controllo di uno psichiatra o di uno psicoterapeuta e in ambiente controllato. Uno studio del 2001, effettuato dagli scienziati dell'Università di Baltimora, ha dimostrato che i funghi contenenti psilocibina inducono cambiamenti positivi nella personalità degli assuntori. Apertura mentale e creativa, rafforzamento dei tratti legati all'immaginazione e ai sentimenti si sono verificati nei soggetti sottoposti a controlli per almeno 14 mesi. La psilocibina viene anche studiata per il trattamento della depressione, per alcuni disturbi della personalità e per le cefalee a grappolo resistenti alle terapie tradizionali. A causa dell'illegalità diffusa della sostanza e dei conseguenti vincoli burocratici, le sperimentazioni fino ad ora hanno riguardato soprattutto piccoli gruppi di pazienti, non permettendo perciò di trarre dati definitivi sulla reale portata terapeutica. Ci vorranno quindi ulteriori studi sui funghi allucinogeni, per capire se possono essere utili nella cura di alcune patologie.